Oh, che cosa abbiamo qui oggi? Un uomo, cappellone, che cammina assieme ad una leonessa? No, no, aspettate, c'è qualcosa che non va. È troppo grande. Ferma, ferma tutta, regia. Ok, perfetto. Regia, tornami anche indietro. Perfetto, ricominciamo da qui, dai, vediamo che cos'è. Allora, non è una leonessa, assolutamente, troppo grande. Non è neanche una tigre, non ha il manto della colorazione giusta. Ah, ok, ho capito che cos'è, ragazzi. Si tratta di un ligre. Il felide, seppur ibrido, più grosso al mondo. Ciao ragazzi, io sono Cruz e benvenuti a una nuova puntata di Cruzpedia, l'enciclopedia naturalistica più baffuta su YouTube Italia. Come avete ben capito, in questo episodio parleremo del ligre, l'ibrido che avete appena visto. Dovremmo un attimino avventurarci in territori ignoti, ragazzi, della genetica e della biologia. Quindi allacciate le cinture di sicurezza, mettetevi l'elmetto, prendete il vostro quadernino degli appunti, perché se siete pronti, cominciamo a sviscerare la triste storia di questo fantastico ed enorme animale. Prima di cominciare, ragazzi, ovviamente dobbiamo spiegare che cosa voglia dire ibrido, una parola che ho ripetuto più volte nella brutta intro che ho appena preparato. Allora, in questo caso, ragazzi, ci viene in aiuto Wikipedia. È l'unico caso, ragazzi, serve solo per rubare le foto. Faccio comparire qui, da qualche parte, la classificazione, ragazzi. Come potete vedere, ogni essere vivente nel mondo viene catalogato in base ad alcuni raggruppamenti che sono, come potete vedere partendo dall'alto, specie, genere e via dicendo. Per esempio, ragazzi, noi che cosa siamo? Homo sapiens, poi siamo ominidi, poi siamo primati e via discorrendo, mammiferi. Perfetto. Allora, una specie, per essere definita tale, ha bisogno di una cosa. Non solo di una cosa, ovviamente, facciamo comparire anche la definizione di specie da qualche parte, ma anche di questa cosa. Ha bisogno che i cuccioli, la prole, sia feconda. Cosa vuol dire, ragazzi? Che io e voi apparteniamo alla stessa specie. Perché? Perché se facessimo fichi fichi insieme, scusi, non vi voglio ovviamente cyber molestare, solo un esempio, ragazzi, quello che ne risulterebbe sarebbe un cucciolo d'uomo fecondo, giusto? Il ligre che avete visto nel video che vi ho portato all'inizio non è una specie. Per farvi un esempio, posso prendere il mulo, ragazzi. Il mulo da cosa nasce? Nasce da un cavallo e nasce da un asino. Non è tuttavia un animale fertile, è un animale sterile. Anche il ligre ha questa caratteristica. Come nasce il ligre? Nasce dalla combinazione, diciamo, dal fichi fichi tra una tigre femmina e un leone maschio. Se dovesse succedere il contrario, avremmo un tigone, ragazzi, ma non è l'oggetto di questa puntata. Allora, come mai una tigre e un leone possono copulare assieme e produrre questo strano animale? Allora, voi dovete sapere, rifaccio comparire un attimino la nostra classificazione, che non solo animali, piante, vi dicendo, della stessa specie possono tra di loro, ma anche animali, in questo caso, appartenenti allo stesso genere, quindi secondo raggruppamento. Vi fermo già, non provate a pensare di poter fare certe cose con delle scimmie e via dicendo, perché sono già troppo distanti. Noi siamo gli unici Homo, ok? Dopo gli altri si sono tutti estinti. Allora, abbiamo quindi il leone, che è Panthera leo, se vogliamo chiamarlo col suo nome scientifico, e la tigre, che è Panthera tigris. Fanno dunque parte dello stesso genere e possono. Dai, non lo voglio ripetere per l'ennesima volta, ragazzi. Avete capito? Il risultato è ligre, per l'appunto, e
non è una cosa, diciamo, che dovrebbe esistere in natura. Mi voglio spiegare meglio, ovviamente, ma prima dobbiamo raccontare qualcosa della pantera leo e qualcosa della pantera tigris. Ragazzi, il leone è ovviamente il predatore per eccellenza del continente africano. Una volta in realtà c'era anche in altri continenti, tuttora esiste qualche popolazione in ambienti asiatici. È un animale di notevoli dimensioni, ma non quanto la tigre. I maschi possono arrivare al massimo 200-220 kg, che ha una società, il cosiddetto Pride, composta da un leone maschio, una serie di femmine e i cuccioli di questo leone, ragazzi. La tigre invece è un animale che vive nei paesi più ad oriente, nell'Asia, è alla cima della catena alimentare, tuttavia non presenta questa struttura, diciamo, sociale. È un animale che tende ad essere solitario e che si muove anche in un ambiente diverso, ragazzi. Ci sono dei punti dove si incontrano, che sono quelli, diciamo, asiatici attorno alla penisola arabica, un po' più a destra in realtà. Tuttavia, in natura ormai sono rari i casi in cui vengano a confrontarsi sullo stesso territorio. Questo può avvenire invece all'interno di strutture chiuse, ad esempio lo zoo. Perché ho detto la triste storia di questo animale, ragazzi? Intanto perché, come avete ben capito dalla spiegazione dei vari areali di questi animali, non si incontrano più e quindi in natura non esce un ligre. Dove esce il ligre in allevamenti, in strutture chiuse, via dicendo, dall'accoppiamento tra una tigre e un leone. Vi voglio dire una cosa, ragazzi, avete visto le dimensioni di questo animale? Sono veramente eccezionali. Può arrivare a 418 kg, questo è il massimo. Tuttavia, vi voglio prima spiegare il motivo e poi spiegare le conseguenze di questa cosa. Allora, praticamente il leone maschio possiede dentro di sé dei geni che portano la sua prole a diventare enorme e diventare grande. Perché questo? Perché se avete visto il Re Leone, ci sono delle lotte anche fratricide per la conquista, diciamo, del Pride, per la conquista delle femmine. Fratello, aiutami! Lunga vita al re! Ovviamente un leone maschio vuole che la sua genetica sia più forte, più utile in natura rispetto a quella degli altri, ed è per quello che si porta questo gene, diciamo, questo corredo genetico. Tuttavia le femmine di leone hanno da parte loro un gene che blocca la crescita di questi animali, una specie, diciamo, di blocco, di repressore. È per quello, infatti, che i leoni arrivano più o meno a queste cifre per quanto riguarda il loro peso. Le torno a ripetere, 200 kg al massimo per quanto riguarda i maschi, 220. Al contrario, invece, le tigri non hanno questo corredo genetico. La tigre femmina non è provvista del repressore del gene del leone maschio. Cosa succede quando si accoppiano un leone maschio che è provvisto del gene per far crescere tantissimo la sua prole e una tigre femmina che invece non è provvista del repressore? Il risultato è un animale che veramente continua a crescere fino al suo massimale, che raggiunge all'incirca i 6-7 anni. Cosa comporta questa cosa, ragazzi? Comporta il fatto che l'animale in questione veramente ha una serie infinita di problemi legati appunto alla sua stazza. Io in Sudafrica ho visto ligri in un allevamento che non riuscivano praticamente neanche più a camminare. Sono degli animali veramente che in natura non risulterebbero vincenti.
la triste storia è proprio data dal fatto che addirittura molte volte questi animali non riescono nemmeno a sopravvivere perché gli si spezzano le gambe a causa del loro eccessivo peso. Inoltre, ovviamente, anche hanno tutta una serie di problemi respiratori legati al fatto che sono portati ad essere obesi. Quindi, ragazzi, a voi la parola. Il ligre esiste ancora, non più in natura, ma in strutture diverse. A causa dell'uomo che continua a promuovere, diciamo, la creazione di questi animali. Ditemi cosa ne pensate. Io, francamente, da un punto di vista, diciamo, empirico, li ho visti, non mi è molto piaciuto, ma voglio ovviamente che raccontiate nei commenti la vostra opinione. Benissimo. Anche questo episodio è finito, spero che vi sia piaciuto. Qualora dovesse esservi piaciuto, lo sapete, sono le solite cose, non voglio continuare a ripetere all'infinito. Vi mando un caloroso abbraccio, spero di riuscire a portarvi altri animali, soprattutto nel nostro territorio, più avanti, quando la bella stagione si aprirà. Detto questo, ragazzi, ci vediamo, lo sapete, alla prossima avventura.